curva che è so,
Eccoci qua. Sono... Dottore, buongiorno. Come andiamo? Sono stanco, sono disfatto, per cui passo la parola a mia figlia. Declina gentilmente. Tutto a posto, grazie. Grazie. Divertiti, tutto a posto, bene, grazie. Ti aspettiamo a San Patello, eh? D'accordissimo. Grazie. Perché questo applauso? Dottore Di Lisi, perché questo applauso? Intanto perché siete tutti riuniti qua, giusto? Certamente, certamente. Oggi siamo qui al primo slalom di Torano. Giornata splendida, giornata bella, anche meteorologicamente ci ha accompagnati, siamo qui quasi tutto il gruppo, manca solo qualcuno. Oggi i ragazzi sono stati super splendidi, le vittorie non si contano, vittorie di classe, di gruppo, vittorie di scuderia. Ormai non abbiamo più, abbiamo bisogno del taccuino per segnare le cose. Poi abbiamo accanto a me. Il campione fresco. No, facciamo assembramento. C'è un italiano di gruppo S che è già matematicamente campione, c'è ancora un'ultima gara, ma ormai siamo matematicamente campioni. Agostino Fallaro. Un onore per tutta la scuderia e per tutti. Bravo. Grazie. Grazie dottore, grazie alla scuderia, piloti per passione. Un inciso ancora. È chiaro che se siamo qui i risultati che sono venuti sono per le capacità di ognuno, però siamo anche qui per l'impegno che ci mette mia figlia qui a supportarci, a sopportarci. Eccoli qua, bravi, bravi tutti quanti. Io inizio con la classifica scuderia. Prima classificata, piloti per passione. Sì, prego. Auto storiche, primo classificato di gruppo e di classe, Giuseppe De Nisi, piloti per passione, collega organizzatore, eccetera, 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 ha portato qua tante macchine a Torano e grazie dottore per essere stato in gara anche a questa gara nostra di quest'anno, perché abbiamo fatto tutto il mondo ed era presente, a Torano anche era presente, quindi vuol dire che qualcosa nell'aria sta cambiando, anche se la piloti per passione alle nostre gare è stata sempre presente, quindi un grosso applauso, grazie. Sì, allora le autostoriche ritirano anche il gruppo perché per le attività di base non erano previste, quindi un'altra passeggiata ti tocca. Piloti per passione, il dottore De Nisi, dategli una mano perché ci vuole un carrellino o qualcosa, un carrattrezzi per portarsi le coppe. Hanno vinto un po' troppo questi.